Paolo Crepè, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie. E benvenuto, anzi bentornato qui nel Posto delle Parole per raccontare il suo nuovo saggio intitolato Libertà. Ci eravamo lasciati nella conversazione dedicata alla passione, uscito nel 2018, e adesso la parola libertà. C'è comunque un legame tra la passione e la libertà, non possono, e poi se vogliamo andare indietro anche nell'altro, nel libro precedente, coraggio, sono parole che hanno una virgola che le lega, coraggio, passione e adesso libertà. Il viaggio che lei ci propone dentro la parola libertà, perché un viaggio attraverso questa parola, attraverso l'humus, è un viaggio che lei dice essere nel risvolto di copertina un'idea fisica della libertà, e questo aggettivo, l'aggettivo fisico, me la sono portata veramente dietro questa parola in tutta la lettura, ed è questo che ci fa vivere la parola libertà, sì in senso teorico, ma veramente pratico, fisico, con esempi, perché la parola libertà, Paolo Crepè, ha necessariamente bisogno di esempi. Beh sì, gli esempi che ognuno di noi in qualche modo incontra nella propria quotidianità, perché io non credo che la libertà sia quella cosa per cui hanno combattuto gli eroi nelle mille guerre della nostra storia, piuttosto che qualche altro leggendario personaggio. Cioè la libertà non è appunto una parola che deve essere incorniciata in chissà quale oro zecchino, no, la libertà credo che sia anche la capacità di vivere la nostra vita in maniera sobria, in maniera semplice, ma anche godendoci delle cose che ci piacciono, facendo le scelte che riguardano le cose che ci piacciono. E questo credo che sia un grande privilegio che non tutti hanno. Questa è una prima considerazione. La seconda considerazione è un pochino più, se mi consente, è un pochino più malinconica, perché io ho pensato a questi tre libri che lei ha menzionato come una sorta di trilogia. In realtà mi sono accorto che le tre parole non erano equamente soddisfacenti per la gente, cioè sorprendenti per la gente. Lo è stato molto coraggio. Io non lo sapevo, naturalmente sono tutte cose di cui ti accorgi quando il libro è in libreria, quando il libro è sui banchi, quando il libro è nelle mani delle persone, no? E lo vedi, lo maneggiano, lo guardano, lo scartano oppure lo prendono subito, eccetera. Quindi la libertà ho visto che è quella che ha mosso meno emotivamente le persone, e mi sono chiesto perché francamente mi sembrava una parola abbastanza, però evidentemente almeno la spiegazione mi sono dato è che delle tre parole, coraggio, passione e libertà, la libertà fosse data più che scontata, come se che bisogno c'è di parlare di libertà ce l'abbiamo. Perché cambi canale, perché esci e ti compri quello che ti pare, piuttosto che, non lo so, cioè è come se ci fosse una sorta di prêt-à-porter della libertà che la rende meno esplosiva emozionalmente parlando. Anche passione è stata una parola che molto ha colpito. Coraggio e passione, per esempio, sono state due parole che hanno colpito molto il mondo imprenditoriale, per esempio. Libertà no.
Libertà no, perché tra l'altro è anche molto, molto recente l'uscita, Paolo Crepè, forse anche... No, ma non credo che sia una questione di... Sì, è vero, il libro non è che sia uscito da moltissimo tempo, però sa, sono quelle cose che poi anche i librai ti dicono subito, no? Perché i librai hanno questa percezione immediata delle cose. E quindi non lo so, è una cosa che non so come dirle, un po' mi ha sorpreso, ecco, le devo dire la verità, sono sincero, un po' mi ha sorpreso perché poi io non credo che sia vero quello che dice la gente, cioè che ci sia una così facilità nella fruizione della libertà. Anzi, vi dirò di più, io penso che ci sia meno libertà oggi di 20 anni fa. E quindi mi sarei aspettato dalla gente, mi sarei aspettato qualche cosa di diverso, ecco, che invece non lo so. Adesso io non voglio essere pessimista, non voglio, per carità, dare a questa nostra bella conversazione una specie di senso quasi così un po' di però c'è, è una riflessione che faccio proprio sulla parola libertà. Ma proprio perché sulla parola libertà, le parole precedenti dei suoi libri, visto che le abbiamo citate, sono parole fondanti, ovvero la parola coraggio e la parola passione. Certo, forse oggi certo, abbiamo perso certo. Più che il coraggio la parola passione, no? Nei confronti della libertà. Lei diceva in una maniera molto semplice e profonda, libertà prêt-à-porter, basta cambiare canale, però quella libertà è sì anche una libertà, ma la libertà di cui lei parla non è quella che cerca consensi, ma quella che si appassiona. Esatto. Che coltiva un pensiero, esatto. Il pensiero critico, oggi un pochino certo, a delinquere. Certo. Ci vuole coraggio dunque a essere liberi? Ci vuole coraggio ad essere critici. Capisce? Ci vuole coraggio ad essere critici, secondo me. Non tanto ad essere liberi. Perché... accorgersi della pochezza della nostra libertà oggi necessita un po' di capacità critica, ecco. Per esempio, le faccio un esempio perché sennò magari la gente non ci segue, la tecnologia ci ha tolto libertà, ma non v'è dubbio che ci ha tolto la libertà. Ce n'ha data tanta, ma ce n'ha tolta altrettanta, se non di più. Perché lei scarica su Netflix non i film che vuole, ma ciò che vuole Netflix. Perché le cose che appaiono sui nostri schermi non sono le cose che noi vogliamo, ma sono le cose che poi alla fine vogliano gli altri. Cioè noi siamo molto eterogenei, ma lei pensi la capacità che la gente ha di manipolare il pensiero degli altri, famose fake news, le famose, ma queste sono cose che i nostri padri nemmeno si sarebbero potuti immaginare. Capisce cosa voglio dire? Però Paolo Crepè, il pensiero critico deve essere alimentato e deve, lo so, deve avere ma il se suo. Nessuno l'alimenta. Ma oggi c'è l'influencer, oggi dobbiamo essere influenzati. Ho capito, ma l'influencer, io ho dedicato un capitolo l'influencer perché secondo me già la parola influencer è un'offesa alla nostra intelligenza, cioè l'idea che la mia testa debba essere influenzata
da una ragazzetta di 28 anni, francamente è una cosa che mi deprime. Io sono stato influenzato dai grandi maestri, le grandi letture, ma erano i grandi maestri le grandi letture, no una fotografia su Instagram di una scarpetta pitonata. Ricordo un incontro al Festival della Comunicazione, se non sì. sbaglio, tra un influencer e Paolo Crepè. Sì. Ecco, dove l'influencer in effetti dimostrava la mancanza di pensiero critico. Oggi essere influencer, e lo seguiamo anche un po' tutti, è la semplificazione assoluta, mentre la semplificazione è la risoluzione della complessità. Ma infatti l'influenza nella storia del pensiero era ed è l'influenza di un pensiero complesso, non di un pensiero. Se uno leggeva Nietzsche, non leggeva quattro righe, leggeva delle cose. Ora, per carità, non sto dicendo che il mondo debba leggere tutti Nietzsche, non siamo tutti cacciari, e questo lo sappiamo. Però voglio dire, da quella complessità lì al quasi nulla, insomma, mi si lasci dire che il salto è poderoso. È un salto poderoso, però è un salto nella insicurezza. E l'insicurezza non va a braccetto con la libertà. La libertà è... No, l'insicurezza va a braccetto con la consolazione e non c'è di meglio della tecnologia per consolare, perché la tecnologia è assertiva, ti dice fai così, fai colà. È come il computer di bordo di una macchina, ti dice vai di là, e chissà perché devi andare di là. Magari io sa quante volte ho sbagliato strada seguendo il computer di bordo. Perché come si dice a Firenze, pischero. E quindi c'è un divario tra quello che c'è come posizione del desiderio e soddisfazione a questo punto, no? E certo, tra il pensiero e l'azione. È certo. Noi stiamo perdendo molto desiderio a fronte di un'azione. Cioè, noi preferiamo agire che desiderare. Paolo Crepè, però, visto e considerato, e lei lo analizza anche in questo saggio intitolato Libertà, lei accennava al web. Il web ha una potenzialità straordinaria, però troviamo, e lei lo analizza anche molto bene, la libertà che diventa nella rete una parola infragilita dalla potenza stessa del web, mentre dovrebbe essere teoricamente il contrario. Lo so, lei c'ha ragione mille volte, però è così perché è stato fabbricato così, è stato voluto così, fabbricato così, purtroppo. E quindi ci vorranno sottopopolazioni critiche, finalmente critiche, che capiranno la trappola. Però lei, a proposito di trappola, all'inizio di questo libro fa una citazione importante: ma parlare di libertà ed essere liberi sono due cose diverse. Dennis Hopper in Easy Rider del 1969, indimenticata opera, ecco. Certo. E sono due cose diverse profondamente, perché lì c'è un fraintendimento spesse volte. E in questo libro, a chiusura di questa conversazione, Paolo Crepè, ci sono molti esempi, molte conversazioni. Lei ha dedicato tempo alla parola condivisa. E quale conversazione possiamo ricordare ai nostri ascoltatori a chiusura di questa nostra chiacchierata? Ma guardi, ce n'è una con una suora di clausura che credo che sia molto interessante proprio per il pensiero, così come ce n'è una con un ergastolano che all'opposto insomma ci sono. Ma lei chiede all'ergastolano se in carcere si ride, che sembra una domanda scontata, e invece la risposta è stata una risposta tremenda. Eh, lo so,
lo so, infatti per quello che il lettore deve, se hanno 5 minuti di tempo, domani che è domenica, se lo leggono, forse è un contributo così a rendere la nostra vita un pochino più complicata, che forse un po' di migliore qualità. E prima di salutarci, Paolo Crepè, qual è il libro invece che le fa compagnia in questi giorni? Ma adesso sto leggendo delle cose che riguardano la storia delle donne, perché sto lavorando sulla violenza sulle donne, quindi sto leggendo storie di donne. Grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato, Paolo Crepè. Buona giornata. Buongiorno.